Titane presenta La Mancinelle. Specificasse meglio quello che ci vuole da qui a
situazione però ha bisogno di scindersi, perché purtroppo perché la normativa, e siamo in Italia, la normativa impone che l'amatore resti amatore e che l'impresa resti impresa, soprattutto perché c'è la differenza sostanziale tra amatore e impresa, che l'impresa sostiene dei costi, che l'impresa sostiene delle responsabilità e l'impresa ha tutto uno sviluppo dell'azienda particolare rispetto a quella che invece la passione per il giardino, ma come responsabilità, con tante cose. Quindi il nostro progetto in questo momento si divide in maniera netta. Per i coltivatori diretti, siamo stati contattati, abbiamo trovato un'intesa con Coldiretti e con Campagna Amica, che è la fondazione di Coldiretti che gestisce in tutta Italia i mercatini a chilometro zero. Il 19 di aprile, non ricordo che giorno sia, penso sia mercoledì mattina, ci sarà una giornata di incontro tra Campagna Amica e Coldiretti e lo staff chilometro zero e i coltivatori diretti dell'isola Ischia. Attualmente in Coldiretti ci sono 252 fascicoli aziendali aperti, molti di questi ovviamente sono semplicemente viticoltori, molti di questi sono divisi sull'intera isola Ischia, e comunque l'orientamento che ha preso l'amministrazione in concerto con Coldiretti e Campagna Amica è quello di avere il 19 di aprire questo incontro di presentazione con Campagna Amica per consentire anche l'affiliazione delle aziende a Campagna Amica. Quelle che sono già iscritte a Coldiretti, quindi abbiamo già 252, ovviamente hanno un percorso facilitato. Tutti gli altri che vogliono iscriversi a questo prodotto, a questo progetto, che ovviamente non è il nostro, ma che ci dà supporto e know-how, quella mattina, il 19 mattina, potranno venire e incontreranno i referenti lavoretani dell'associazione di categoria che per la maggior parte è rappresentante, e prevederanno qual è il ciclo di iscrizione per poter partecipare. Il 6 maggio invece dovremmo tenere il primo mercato a chilometro zero, anche in questo caso il primo mercato a chilometro zero verrà fatto in collaborazione con Campagna Amica, quindi verrà con tutto lo staff di Campagna Amica, con l'immagine di Campagna Amica, con la nazionale, quindi con questi gazebo gialli tutti uguali che rappresentano un po' un marchio che è diffuso in tutta la regione. E quindi noi faremo il primo mercato a chilometro zero sabato mattina 6 maggio nella piazza di Succhivo, e sarà realizzato in collaborazione con Campagna Amica. Sia l'impostazione dell'amministrazione, sia l'impostazione che abbiamo chiesto a questo partner, è quella di vivere questa fase sperimentale. Una fase sperimentale è necessaria per capire se c'è richiesta, se c'è interesse, per capire tante vicende che possono essersi collegate ad un progetto del genere, che sì, tutti quanti ci interessa, il chilometro zero, la natura, il bello, l'ambiente, no, però dobbiamo vedere pure qual è il riscontro, sia con le aziende che sono interessate ad esporre e a vendere, sia con il mercato, che diciamoci quello che è ancora nuovo, siamo in una fase sperimentale. Speriamo che l'appuntamento del 6, già ci siamo pure previsti di avere una seconda data da calendarizzare, magari dopo l'esperienza del 18, ci rendiamo conto del 18, il 19, che risposta c'è, vediamo il 6 quello che riusciamo a fare, in maniera che proviamo piccoli passi per arrivare poi a cercare di mettere in moto questo progetto che è ambizioso e che si scontra sicuramente con la nomenclatura eschitana, con l'italiana, con le leggi, con tutte le responsabilità, e i coltivatori diretti sanno bene quale può essere la difficoltà oggi per diventare imprese, per sostenere poi l'impresa al di là della terra come la intendiamo. Per l'aspetto invece degli amatori, per l'aspetto di quanti hanno la necessità, la passione dell'orto, per quanti hanno la voglia, per quanti hanno anche deciso magari di istituire il proprio terreno, di farlo diventare azienda, un po' come stanno pensando, dobbiamo per forza attendere un attimo e cercare di trovare una soluzione che possa, staccata dal mercato a chilometro zero, che per adesso continua ad essere riservato ai coltivatori diretti e alle imprese che già sono censite presso lo Stato italiano, quindi hanno una partita IVA, i propri terreni vengono controllati,
e hanno tutte le autorizzazioni che devono avere, i costi che supportano, e quindi il mercato è dedicato, il primo mercato, e gli altri che faremo è dedicato alle imprese. Per gli amatori siamo ancora in una fase di studio per cercare di comprendere come in una fase che non sia legata al mercato, dove sono delle cose, si possa prevedere momenti comuni dove si può, in una prima ipotesi, in un primo momento, si possa cominciare a pensare ad una sorta di interscambio, una sorta di baratto. Però sono ancora idee che stanno messe là su questa lavagna immaginaria, cercando di capire come si può integrare quello che è la passione con quello che potrebbe essere l'esigenza della nostra identità, e fare in modo che tutto il vada avanti. Quindi questo è l'aggiornamento principale, dato che vi volevamo dire, la notizia che sostanzialmente dà corpo alla nostra idea è quella che abbiamo trovato un partner sicuramente più grande del Comune di Serra da Montagna, che ha un know-how diffuso in tutta Italia e che ha sposato la nostra idea. Conserveremo il nostro marchio come Ischia chilometro zero, conserveremo il capofilato di questa iniziativa come Comune di Serra da Fontana, solo che riusciamo a rendere reale un progetto che in Italia sicuramente cammina con le gambe su, ma sull'isola Ischia ha scelto di poter collaborare con noi. Per chi conosce già la realtà di Campagna Amica e di Condiretti, ne parlavo prima con Roberto, abbiamo già chiarito, ma questo verrà chiarito pure negli atti conseguenziali che si stanno intercorrendo tra l'amministrazione e l'associazione, quella di limitare la partecipazione solo alle aziende ischitane, quindi perché in Campagna Amica non sei iscritto a Campagna Amica, poi puoi partecipare in modo proprio ai mercati in qualsiasi posto si facciano, a Napoli, a Benevento, in Costiera, in Penisola, dove li fanno. Noi abbiamo già raggiunto un accordo che sull'isola di Ischia potranno partecipare solo le aziende dell'isola di Ischia, e stiamo già facendo in modo di inserire un ulteriore tassello che nella scrematura delle aziende che parteciperanno ovviamente ci sarà precedenza alle aziende del Comune di Serra da Fontana, e un attimo dopo, ma non per forza, non è un paletto insormontabile, poi tutta l'isola in modo da poter cominciare ad organizzarsi. Vi devo anche dire che come amministrazione, prima di raggiungere questo accordo, che comunque ci ha fatto piacere, perché quando siamo stati accolti a sindaco, erano entusiasti della nostra proposta, ci hanno accolto veramente con entusiasmo per quello che gli avevamo detto, per come ci siamo presentati. L'amministrazione già aveva pronta una bozza di regolamento comunale per la realizzazione del mercato a chilometro zero, e l'avremmo portata già nel prossimo consiglio comunale, quindi una nostra proposta già c'era e la stavamo realizzando, sempre in maniera sperimentale, sempre in attesa di poter comprendere e capire la domanda e l'offerta, che poi sono il motore del genitivo di mercato, potesse nascere. Abbiamo un attimo frenato questo atto amministrativo dell'approvazione del regolamento comunale, perché poi una volta fatto il regolamento comunale il mercato avrebbe avuto la funzionalità di un mercato qualsiasi, quindi avremmo dovuto aprire un periodo di bando, un bando pubblico dove le varie aziende avrebbero dovuto fare richieste, ci sarebbero stati dei requisiti, un'impostazione, identificazione degli stalli nel mercato, e quindi avremmo dovuto realizzare un mercato a tutti gli effetti così come si fanno gli altri mercati, soltanto con la particolarità invece che era destinato agli imprenditori agricoli. Nel caso specifico, quindi, va a dire che l'amministrazione teneva già pronta questa soluzione. Preferiamo sperimentare la condivisione della conoscenza e del know-how con una realtà che ci dà prestigio, che ci fornisce un know-how che ovviamente noi come amministrazione non abbiamo. Immagino che, visto i numeri, mi sembra che Strada Fontana sia pure, visto un po' l'elenco degli iscritti già a Coldiretti, mi sembra che la maggior parte debbano essere di Serra da Fontana, sono diversi e sono parecchi. Quindi noi adesso, entro il 19, ovviamente il prossimo step di Ischia chilometro zero è proprio questo, dal 19 mattina ci sarà questo incontro con i dirigenti, i tecnici, quelli che comunque possono spiegare bene che cosa è Campagna Amica, che cosa è Coldiretti, quindi gli esperti del settore, che incontreranno tutti, avranno un incontro aperto a tutti gli imprenditori agricoli, quelli ovvero che hanno una partita IVA, hanno una ditta riconosciuta, hanno già le autorizzazioni, cioè quelli degli imprenditori agricoli che sono imprenditori agricoli, affinché si possa cominciare a selezionare una prima
una prima porzione di aziende che poi parteciperanno al mercato che si svolgerà il 6 maggio, un periodo che utilizzeremo come comune per creare l'evento, per fare in modo che se ne parli da qui al 6 maggio, che sia un evento atteso, perché ci teniamo che sia partecipato, che abbia una buona riuscita. Ho detto già che lo faremo nella piazza di Succhivo, siamo a metà tra Forio, Panza, Sant'Angelo, ormai il periodo è anche abbastanza caldo, quindi immagino che le colture abbiano dato già qualcosa in più rispetto alle date che ci eravamo previsti. Noi in una prima ipotesi ne avevamo dato pure con Roberto, volevamo fare, volevamo interagire nel weekend di Pasqua, però poi è nata l'opportunità di poter sviluppare questo incontro poi in campagna amica. Pensiamo che abbiamo slittato di questi 15 giorni naturali per permettere poi a qualcun altro di aderire a campagna amica, di conoscere poi ovviamente l'interazione con l'associazione è libera da parte di chiunque, di conoscere, di approfondire, però sì, penso che sia comunque un momento importante di conoscenza e di condivisione delle che come trovano diventa attore di questo momento. Per la prima volta il primo mercato di campagna mica di una fare sull'isola Ischia, loro sono entusiasti. Si prevede una prima edizione, che in campagna mia cosa succede? Questo lo dico pure per comprendere un po' qual è la natura. Loro hanno già dei mercati e curano la realizzazione dei mercati a chilometro zero in terraferma, partecipando a dei bandi per i comuni, e le aziende che partecipano entrano direttamente nel circuito dei mercati e sanno che i mercati con cadenza settimanale si svolgono in terraferma, una volta in una piazza del comune di Napoli, un'altra volta in un'altra piazza, e hanno il loro giro. Noi come comune della Fontana, nella bozza di regolamento, avevamo previsto anche noi una cadenza, se non sbaglio, quindicinale, che si poteva intervallare tra le nostre piazze, quindi su Chivo, Sant'Angelo, Fontana, avevo comunque più o meno ipotizzato così. Questo è lo step successivo, ma sempre campagna amica, però per capire bene se c'è la richiesta, c'è l'offerta, organizza degli eventi sperimentali, cioè arrivano con le loro aziende, invadono con il loro gazebo gialli una piazza, una porzione che le amministrazioni o che i privati identificano, e fanno queste due edizioni per capire se c'è la domanda, se c'è la richiesta, quello che voglio dire, un po' quello che facciamo un po' tutti noi prima di partire con un progetto, lo testiamo e poi dopo partiamo. Quindi sarà la stessa cosa, il 19, vi ripeto, 19 mattina, magari a breve cominciamo a dare pure l'aria, penso che ci vedremo in questa sala o al Polo Funzionale se è disponibile, perché spero che 252 aziende, spero di riuscire a contattare la maggior parte di queste aziende per dare l'occasione a tanti che già fanno parte comunque di una realtà che sono riconosciuti, quindi già hanno sicuramente effettuato qualcosa, di conoscere questa realtà, di poter aderire alla loro manifestazione affinché poi possiamo preparare la prima edizione che si terrà il 6 maggio a Succhivo. Queste sono le cose. Le altre idee sono tante, nel frattempo abbiamo raccolto diversi contributi. C'è quella di voler cominciare a utilizzare il marchio di chilometro zero, che penso a breve verrà anche istituzionalizzato come iniziativa con una delibera di giunta che la istituiamo, la riconosciamo, in modo che diventa non solo un'iniziativa sperimentale ma un concetto. Stiamo ipotizzando pure di poter iniziare a avere le prime ricette di chilometro zero, quindi cercare di trovare un metodo per poter fare in modo che il ristoratore o l'albergatore o comunque chi ha contatto con il pubblico possa utilizzare questo marchio per dare al comune di rispettare determinate cose. Non lo so, faccio un esempio giusto per condividere l'idea. Arriviamo alla condivisione della bruschetta a chilometro zero, faccio esempio, quindi il comune garantisce che quel bar, quel ristorante, quell'azienda utilizza il pane che si fa sull'isola, i pomodori che vengono prodotti dall'azienda X, i pomodori che vengono prodotti dall'azienda Y, sono quindi vanno a realizzare uno dei primi tasselli che esce un po' dal mercato, da quello che è la concezione del chilometro zero, quindi che è la vendita vicino dal produttore direttamente al consumatore, e entriamo nella fase del marketing territoriale, della promozione, ma anche, voglio dire,
della condivisione in maniera diversa della nostra identità, cominciamo questa identità a farla camminare con l'età propria, a presentarci con quello che è, voglio dire, un bicchiere di vino, voglio dire, ci sono tante cose che possiamo iniziare a fare cercando di garantire quanto più è possibile anche lo sviluppo di un'economia interna al nostro territorio. Quindi se all'aggregatore può interessare promuovere quella ricetta, perché comunque alimenta quello che è l'acquisto di prodotti in maniera particolare, una filiera tutta nostra, e penso che possa essere questo un passo avanti successivo a quello che già vi ho detto. Io penso di avervi detto tutto, vi ricordo le date, 19 mattina, mercoledì 19. Guarda, penso verso le 10, perché abbiamo l'opportunità di arrivare a Napoli, di salire da Ischia, da Catania, da quello che sia, poi vediamo se in sala consigliare o al polifunzionale, per avere, sperando che si possa avere una partecipazione maggiore. Nel frattempo già da questa sera cominciamo a diffondere questa data, cominceremo in qualche modo a contattare anche in maniera diretta le varie persone di Codiretti, anche Codiretti, non so se voi già siete iscritti o meno, vi comunicherà questa data del 19, che ci sarà questo incontro conoscitivo con la Fondazione Campagna Amica e di preparazione all'evento che si terrà il 6 maggio, poi da Socchino. Quindi noi già da questa sera cominciamo con la nostra chiamata alle armi di quanti sono interessati, delle aziende o comunque di chi ha voglia di diventare azienda, perché potrebbe essere anche un'occasione di conoscere l'associazione, di capire se ci sono le possibilità per entrare, per farsi riconoscere, per fare un passaggio, poi ovviamente questo fa parte delle prerogative del privato. E quindi questi sono gli step che sono importanti, stiamo rispettando un po' quello che era la nostra idea iniziale, abbiamo avuto questo slittamento di qualche mese, però penso che vada bene a tutti, no? Il sole è più... Questo ci tengo e ci teniamo, perché
importante non tradire la fiducia dei turisti e dei consumatori in genere. L'altra cosa che ci teniamo a dirvi è che anche l'altra iniziativa, cioè di mettere in contatto le strutture ricettive, le attività di ristorazione con gli imprenditori agricoli, la stiamo portando avanti. Abbiamo avuto conferma da Celestino, dal consorzio del Governo di Sant'Angelo, ma anche da altri imprenditori che vogliono proseguire in questo solco, anzi vi dico che hanno contatti con alcuni di voi imprenditori e stanno cercando di portare parallelamente avanti anche quell'altro discorso, cioè l'attività tra imprenditori e le attività commerciali che acquistano verso fornitori del grano alimentare. Non è una sponsorizzazione di corrente, perché voi verrete, ascolterete, se vi fa piacere aderirete a campagna Anita, dopo speriamo che li abbiamo ritenuti, almeno la prima impressione che abbiamo avuto, che sono una realtà consolidata, seria, competente, potete anche successivamente aderire al Coldiretti, ma nella prima fase noi sposiamo questa iniziativa con campagna amica e con ispettori. Ci danno il know-how, ci danno l'assistenza e ci permettono di fare l'evento in un certo modo e con certe garanzie che ritengo siano necessarie per l'immagine nostra come comune,